Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Oggi voglio parlarvi di accompagnamento, voglio parlarvi di groove e esistono migliaia di tipologie di groove. Esiste il groove jazz, che è lo swing, esiste il groove rock con il charleston un pochettino aperto, esiste il groove pop magari col charleston un po' più chiuso, e sto parlando solo di piatti. Oggi voglio dividere in due il video, diciamo. Prima parte piatti, seconda parte tamburi. Voglio farlo in un modo un po' particolare perché mi sono arrivati questi piatti qua da Meinl, che ringrazio, che sono i piatti HCS Silent, che sono dei piatti nuovi di base. Gli HCS sono dei piatti che mi piacciono molto, tra i piatti di fascia economica li ho già provati qua sul canale, mi piacciono veramente molto, e oggi proviamo i Silent. Io vi ho preso il pacco lì, in realtà sono già montati, ma voglio farlo in un modo diverso dal solito. Quindi facciamo così: mando la sigla per prima cosa, rimaniamo qua, vi spiego tutto come funziona e poi andiamo alla batteria. Sigla! Allora, di base vi ho detto che voglio dividere in due il video oggi. Nella prima parte parleremo dei piatti, non tanto dei piatti perché li proveremo e andremo a vedere come funziona, ma voglio parlarvi dei piatti per quanto riguarda l'accompagnamento, per quanto riguarda il groove, per poter migliorare il nostro groove. Perché oggi voglio permettere a tutti, sia quelli che abitano in una casa indipendente e vogliono suonare a mezzanotte, sia quelli che abitano in un condominio, un appartamento, eccetera, di poter migliorare il proprio groove. Perfetto suonarlo con i piatti Silent, perché non facciamo rumore, non facciamo casino e possiamo fare tutto quanto a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma voglio farlo in un modo diverso, perché ho la batteria montata con i miei piatti Silent, quindi cosa strana, perché piatti Silent e batteria normale non vanno tanto bene. Ma in realtà poi dopo utilizzeremo anche la batteria con i piatti Silent. Partiamo dai piatti però, quindi eliminiamo la batteria. Poi vi spiego il perché eliminiamo la batteria. Quindi, allora, facciamo così, vediamo se funziona. Ok, direi che è funzionato. Quindi, solo piatti. Cosa possiamo fare solamente con i piatti? Vi spiego il perché di questa cosa. Andiamo alla batteria. Eccoci qua, quindi non alla batteria ma ai piatti. Allora, vi spiego subito perché ho deciso di togliere la batteria. Perché quando si studia l'accompagnamento, quando si studiano i groove e in generale quando si suonano i groove, la parte più importante del groove, la maggior parte delle volte, sono i piatti. Se pensiamo a un groove tum, pa, pum, pa, la parte più importante, nonostante la gente pensi sia siano casserullo, la parte più importante è il charleston. E quindi ho deciso di togliere tutto, perché se noi andiamo a studiare prima ad esempio il charleston, facciamo l'esempio del groove ti ti ta ti 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 ta ti. Allora, voi state sentendo i piatti forte. In realtà questi piatti sono silent e suonano più o meno l'80% in meno rispetto ai piatti normali. Ho dovuto tirare su i volumi, perché li sto microfonando con i due microfoni panoramici qua sopra, quindi non è che i piatti suonano tanto, questi suonano sempre poco, ma ho dovuto ovviamente tirarli su di volume, perché altrimenti non avreste sentito nulla. Comunque poi come suonano insieme alla batteria lo sentirete dopo, quindi vedete il video fino alla fine. Allora, stiamo parlando del charleston, quindi abbiamo un groove. Facendo in questo modo, sia volendo suonando per finta casserullante oppure non suonandoli direttamente, andiamo veramente a capire se stiamo suonando il charleston nel modo giusto oppure no. Se andiamo a farlo con casserullante, pensiamo di più a casserullante, quindi ho voluto toglierli e non ho voluto neanche mettere dei pad al posto di casserullante, che effettivamente suonano piano, ma rischiamo di distrarci. Quindi, almeno per quanto mi riguarda, quando dovevo suonare una cosa, studiare una cosa, e avevo tutta la batteria, mi distraevo. Quindi mi trovavo dopo 2 minuti di studio a
giocare sulla batteria, a suonare a caso, eccetera. No, invece toglievo tutto e suonavo solo il pezzo che mi serviva. Quindi in questo caso avete da studiare un groove in ottavi. E capite veramente se il Charleston funziona oppure è... questa cosa qua, che con cassa rullante potrebbe funzionare, ma in realtà non sta funzionando per niente perché il Charleston non è preciso. Sedicesimi, stessa cosa. Forse vi consiglio di fare prima da solo e quando funziona di andare a aggiungere cassa rullante finti, così almeno vedete se c'è qualche cambiamento. Perché ovviamente poi entra in gioco la questione coordinazione. Quindi questo di base è il Charleston, suona veramente piano ma... la sensazione è proprio quella di un piatto normale. Altre cose che potete fare come studio per la precisione, parlando ad esempio del crash, è invece il passaggio da crash a Charleston. Nel senso, quando voi fate in quel passaggio lì voi state muovendo la mano, il braccio, quindi rischiate di perdere un pochettino il tempo. Questo vi può servire per capire se il flusso, il flow, diciamo, che avete suonando sul Charleston continua anche nel momento in cui passate al crash oppure no. Sentite, alla fine ero un po' in ritardo. Sembrano cavolate, ma in realtà quando andate a denudare la batteria, quindi a togliere tutti i tamburi e lasciate solo i piatti, provate a fare queste cose, ve ne accorgete. Quindi è un consiglio che vi do, e più che altro fatto con questi piatti qua. Siete tranquilli per quanto riguarda il volume, lo potete fare quando volete. Per quanto riguarda il ride, ovviamente vale tutto quello che abbiamo detto su Charleston, anche perché il ride ha la campana. Può essere crashato, può essere suonato normale, può essere suonato con la campana, sempre tutto molto basso di volume. Qui che accompagnamento andiamo a studiare? Il jazz, quindi Charleston su 2 su 4, anzi prima ride da solo. E qui questi piatti hanno molto attacco, quindi sentite proprio il tin 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 tin, bello definito. Se sbagliate un filo ve ne accorgete subito. Ovviamente io, come dico spesso, non sono un jazzista, quindi avrò sbagliato sempre, ma comunque di base se volete suonare jazz questo può essere molto utile per studiare bene il ride e basta. Nel momento in cui siete a posto col ride, andate a inserire il Charleston sul 2 su 4. E andate a capire bene se gli unisoni, cioè i colpi insieme di piede sinistro, piede debole e ride, sono veramente insieme. Questa cosa, che può sembrare molto palese adesso, su
suonata con dei piatti normali non si sente così tanto. Qui tantissimo, perché abbiamo molto attacco ed è tutto abbastanza silenzioso. Per me, poi voi sentite i piatti comunque abbastanza forti, ma comunque si sente bene perché hanno proprio tanto attacco questi piatti e per studiare sono perfetti. Se invece avete gli unisoni giusti, anche per altre cose. Quindi di base qui, con questi piatti, in questo modo, senza distrazioni di batteria, di tamburi più che altro, per batteria sono anche i piatti ovviamente, ma andate a eliminare appunto distrazioni e andate a studiare bene lo scheletro di qualsiasi accompagnamento in qualsiasi genere musicale, qualsiasi. Adesso abbiamo messo a posto i piatti, nel senso abbiamo messo a posto il nostro groove, facciamo finta, anche se in questi 10 minuti non l'ho messo a posto per niente, devo ancora lavorarci, ma facciamo finta di aver studiato un bel po' su questi piatti, aver messo a posto il groove e aver messo a posto appunto lo scheletro del groove. Andiamo a inserire la batteria lasciando questi piatti silent e vi spiego tutto. Passiamo quindi alla seconda parte di video. Ok, batteria montata, adesso spostiamo un attimino il microfono in modo tale che prenda bene. Adesso, prima cosa, vi faccio sentire, ho rimesso i microfoni normali, come riprendo la batteria quando riprendo dei piatti normali, non silent, sentite la quantità di volume dei silent. Quindi direi che si può capire la differenza più che altro, perché i piatti, o non so se si sente forse tic 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 pochissimo oppure proprio zero, mentre ci sono anche tom, cassa e rullante. Detto questo, allora, perché ho montato la batteria con i piatti silent? Perché adesso passiamo dall'altra parte, cioè abbiamo studiato il groove che ci interessava, che poteva appunto essere Charleston in ottavi, Charleston in sedicesimi, Charleston... Poi io vi ho fatto solamente degli esempi, adesso non lo sentite, è vero, vabbè. Poi vi ho fatto solamente degli esempi, ma di base possiamo studiare qualsiasi tipologia di groove con la nostra mano forte. Adesso andiamo a inserire cassa rullante. Ad esempio, groove in ottavi, ti, cassa su 1 e 3, rullante 2 e 4. Non so se avevo detto giusto, ma è giusto. Quindi, 3, fa! Adesso cosa ascoltiamo? Ascoltiamo tutto tranne i piatti. Quindi andiamo a sentire se cassa rullante sono veramente precisi. Finché è 1 e 3, ok, forse non è così difficile. Quando però incominciamo a fare qualcosa in più, proviamo a improvvisare. Se con la destra non andiamo perfetti, con la sinistra avremo dei problemi, cioè con la mano forte non andiamo perfetti sul piatto, con la sinistra potremo sentire delle cosine che non sono troppo a tempo. Magari finché c'è il piatto forte che si sente bene, il piatto normale, potrebbe scappare all'orecchio nel momento in cui abbiamo un piatto normale non silent, il fatto di avere un minimo di errore magari sul rullante o sulla cassa.
ma non sentendo i piatti sentiamo perfettamente solo quello che suoniamo sul rullante e sulla cassa, con il rullante e con la cassa. Pensate ad esempio al jazz, quindi noi abbiamo il nostro swing silenzioso, cioè pensate a fare questo. Così sentiamo anche ad esempio la mia cassa in questo momento, è un po' troppo forte, dovrebbe essere più piano. Se suonasse tutto forte anche il ride non me ne accorgerei di suonare la cassa così forte, invece... Quindi è veramente utile questa cosa di non sentire i piatti, quindi fare solo piatti, poi batteria tranne piatti, i piatti continuano ad andare ma sono silenziosi, serve anche tanto per gli unisoni. Se noi suoniamo... Se ne sbagliamo uno, ce ne accorgiamo subito. Quando suoniamo anche il Charleston e sentiamo anche il Charleston, potrebbe scapparci. Ma pensate a suonare, studiare in questo modo un groove in levare. L'ultimo l'ho sbagliato, infatti me ne sono accorto subito. Però questa cosa degli unisoni anche veramente serve un sacco. Più che altro sono contento di aver fatto questo video perché ho utilizzato dei piatti silent in una maniera diversa dal solito. Quindi di solito siamo abituati anche nei video dei piatti silent che ho fatto prima di dire ok, piatti silent belli perché suonano meno, ma in realtà qua gli abbiamo dato un'utilità diversa, quindi mi piace questa cosa, più che altro mi ricordo un po' quando studiavo io, però magari mettevo dei panni sopra i piatti per non farli suonare, per sentire bene il cic 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 eccetera, i piatti silent credo non ci fossero ancora, e li avessi avuti sarebbe stato tutto un po' più semplice e un po' più schematico, studia così, poi studia così, poi studia così, per poi mettere tutto insieme e creare dei groove che funzionassero veramente. Però, detto questo, molto belli questi piatti, questi HCS mi sono piaciuti veramente tanto, quindi mi piacevano gli HCS piatti normali, mi piacciono gli HCS piatti normali, mi piacciono molto anche questi HCS silent, veramente molto 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 interessanti, ottimo, vi lascio tutto qui sotto in descrizione, vi lascio tutti i link per andare a vedere tutto quanto, la batteria che avete visto oggi, l'ho già provata, l'ho già portata sul canale, è la Mapex Mars Birch, quella con la cassa da 18, quindi un po' più piccolina, e vi lascio anche il video della Mapex qui sotto e basta. Con questo grazie mille ancora a Meinl e a Mapex, dato che ho usato la loro batteria, per avermi mandato questi prodotti, e basta, iscrivetevi al canale raga se vi piace come vi spiego, eccetera tutto quanto. Potete trovare i miei corsi sul mio sito gastrobiotonic.it, trovate anche quello in descrizione, cliccate il link, andate lì, avete tutta la spiegazione, e basta, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!